Professor Costacurta, dove ci troviamo? Qui siamo nell'azienda di Marzio Brusaghin, non occorre che vi dica chi è Marzio Brusaghin, perché penso che tutti conoscono, è stato un bravo ciclista e che ha deciso, una volta smesso di correre, per modo di dire, perché lui continua a venire fin quassù in bicicletta, ha deciso di mettersi a fare l'agricoltore. E lo ha fatto, secondo me, in una maniera perfetta, innanzitutto per la scelta dell'ambiente. Ha trovato una zona paesaggisticamente, ma anche da un punto di vista adeguata alla viticoltura ideale come questa, è una conca esposta a sud-ovest, ha una certa altitudine, abbastanza altina perché sono qualche centinaio di metri sopra Vittorio Veneto e quindi ci sono dei vigneti in una posizione abbastanza elevata. E ha deciso di fare viticoltura qui. È stato affrontato secondo me in maniera buona l'impatto ambientale, che per me è uno dei problemi della viticoltura nostra del Veneto, quello della sostenibilità ambientale e anche sociale. È un tema oggi molto dibattuto. Per esempio l'Accademia dei Geografi l'ha posto come tema dell'anno del 2020, quello della sostenibilità dell'agricoltura in generale. Ecco, qui Marzio ha piantato i vigneti, però rispettando molto la natura, forse lo potrete vedere anche dalle riprese, ci sono ancora delle macchie di bosco, ci sono dei prati che intervallati ai vigneti, quindi l'ambiente è stato, io direi, abbellito da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda l'impatto anche a livello di sanità, di salubrità, qui voi vedrete degli animali che sostituiscono il glifosato. Oggi qui ci potrà vedere anche dalle riprese, credo, la differenza fra dove ci sono stati loro, questi simpatici animali, e dove non ci sono stati. Quindi qui non si usano diserbanti, fanno il lavoro loro, lo fanno. Ecco, andiamo proprio a vedere come cambia anche l'altezza dell'erba. Esatto, ecco, qui lo vedete, qui ci sono, al di là di quel filo che è il limite dove sono arrivati finora questi asinelli, l'erba praticamente è rasata, e dietro invece c'è ancora l'aspetto che aveva prima passassero in questo momento. Ecco, quindi ho avuto piacere di venire qua perché veramente è un bel esempio di riconversione di zone che erano praticamente abbandonate ormai da molti anni, qui non c'erano più le viti, abbellendo il paesaggio, creando del reddito, e tutto questo fatto da un giovane sportivo che ha deciso di dedicarsi, per fortuna di tutti noi, di dedicarsi alla viticoltura.